Ci troviamo sulla Via Francisca, un percorso lungo 500 km che parte da Costanza in Germania e arriva a Pavia. Fu di notevole importanza, soprattutto perché tra l'11 e il 12 secolo veniva attraversata dai pellegrini che dal nord Europa desideravano raggiungere Roma, Gerusalemme e Santiago. Oggi siamo sul tratto iniziale italiano, in particolare il percorso che costeggia il lago di Irla e collega il Maglio alla Badia di Ganna. In inverno, a causa del freddo, la superficie del lago tende a ghiacciarsi. A inizio Novecento veniva utilizzato come pista di pattinaggio e forniva il ghiaccio alle cantine del birrificio Poretti. Tra i luoghi di interesse della Val Ganna troviamo il Maglio di Ghirla, utilizzato dai fabbri quali sfruttavano la forza del mulino d'acqua per produrre l'energia necessaria alla lavorazione di attrezzi forgiati per l'agricoltura e l'edilizia. Attivo già nel Settecento, grazie all'abilità di Mastro Ludovico Parietti, rimase in uso fino al 1991. Ma ancora oggi, grazie ad un lavoro di attento recupero, è capace di raccontare tradizioni e mestieri del passato della valle. Dopo una piacevole passeggiata di circa 3 km, si arriva alla Badia di San Gemolo. È famosa come luogo di culto dedicato alla memoria del santo, i cui resti sono ancora custoditi all'interno della chiesa. Questo ricco e articolato complesso è costituito dalla chiesa e dal campanile romanico, dal chiostro pentagonale e dalla foresteria, dove venivano ospitati i pellegrini. Tra gli affreschi che decorano l'interno della chiesa, il più importante è quello della Madonna della Misericordia, commissionato nel 1483 dal commendatario Leonardo Sforza Visconti con l'obiettivo di sostenere la dottrina dell'Immacolata Concezione. All'interno dell'opera, secondo la tradizione, sarebbe rappresentata anche la figura di Rosso D'Aboldo, il brigante che fu responsabile dell'omicidio di San Gemolo e poi pentito decise di convertirsi. Per questo motivo è raffigurato con i capelli rossi, da cui deriva il suo soprannome, e la mano insanguinata. Per seguire le tracce della vicenda è inoltre possibile visitare la cappella sulle sponde del lago di Ganna, dove avvenne il martirio del santo.